Torino-Parma come un film già visto. Quinto pareggio consecutivo, questa volta per 0-0 fra le due squadre. Anche l'arbitro si è preoccupato di non rompere l'equilibrio. Alla Delle Alpi, Gianduia, la maschera torinese, si presenta in ritardo. È già quaresima. Spinto dal vento, il Parma domina con il suo gioco corto. Policano e Lentini da una parte, Mussi e Martin Vasquez dall'altra, girano a vuoto e non prendono palla. Taffarel può concedersi una pausa di riflessione. Il Torino gioca di rimessa e anche male. Sciupa a Casagrande. Mentre Fusi, che sostituisce l'infortunato Cravero, deve tamponare gli spazi che si guadagna Melli, il quale però, quando ha sui piedi due occasioni buone, le sciupa. La seconda a porta vuota. Prima Noni e poi Bruno cercano di mettere, come dire, un freno all'attaccante avversario e ci riescono. Ma il modo, è ovvio, non piace a Scala. Alla fine del primo tempo, per cause ancora non chiare, uno spettatore precipita dal secondo anello della curva dei fedelissimi in quello sottostante. Si salva perché ricade sulla schiena di due giovani sfortunati tifosi che vengono subito ricoverati in ospedale. 40 giorni di prognosi per un ragazzo, per una ragazza è un dramma ben più grave. Ha riportato la frattura della colonna vertebrale. 90 i giorni di prognosi, salvo complicazioni. Con i nostri più caldi auguri perché guarisca bene. Si torna alla partita. Nell'intervallo Mondonico ha ordinato ai suoi di tirarsi sulle maniche e si vede un altro Toro che domina, con Policano attaccante in aggiunta a Casagrande Lentini. Sguizzato decide però di non rompere gli equilibri tradizionali fra Toro e Parma e non concede il calcio di rigore per questo plateale intervento in area di Di Chiara su Casagrande, che aveva stoppato d'esterno destro a seguire il cross di Lentini. 0-0 e così sia. Negli spogliatoi Mondonico, al microfono di Carlo Nesti, poi Bruno, Melli e Scala. Emiliano Mondonico, come mai il Torino, che piace alla gente, che piace ai tifosi, si è visto oggi soltanto nella ripresa? Nel primo tempo il Toro ha favorito un certo tipo di gioco e secondo me ha sbagliato moltissimo. Ha avuto una percentuale incredibile di errori in fase di finalizzazione della manovra e perciò non abbiamo potuto mettere in evidenza le caratteristiche di qualche nostro giocatore. Nel secondo tempo, in favore di vento, chiaramente abbiamo optato per altre situazioni tattiche e forse queste sono andate meglio. Nell'intervallo che cosa vi ha detto Mondonico? Che non giocavamo da Toro, giocavamo da Milan o da Juventus. Questo non è per noi. Giocavate da Milan o Juventus sarebbe bene? No, cioè noi dobbiamo giocare con tanta grinta e tanto agonismo e si vede il vero Toro come nel secondo tempo. Si è girato il caviglio in un intervento e niente, ho dovuto lasciare il campo dopo un po'. Speravo che mi guarisse, che mi passasse col tempo, invece peggiorava. È stato un incidente, uno scontro? Sì, è stato un fallo di Annoni, però ecco, sono cose che succedono. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' troppo, forse anche per un po' di stanchezza, forse perché il Torino ha spinto un po' di più e aveva il dovere di farlo, però ecco, direi che va bene così, un punto a Torino mi va benissimo.